Buona giornata, ben ritrovati e ben ritornati negli studi di Teleradio Pace per questa che è la seconda edizione del TG Rassegna Stampa di venerdì 12 di agosto. Terminiamo così la settimana feriale, diciamo, in nostra compagnia, questa seconda settimana del mese di agosto che ci porta direttamente alla festività clou dell'estate, cioè la Nostra Signora Assunta, nota anche come Ferragosto, che è proprio l'apice dell'estate. Ho detto il topice, che non vuol dire niente, però comunque l'apice dell'estate sicuramente, insomma, è il clou. Ma poi dopo Ferragosto l'estate va in discesa, no? Lo diciamo, purtroppo la verità è questa. Molte persone comunque devono ancora fare le ferie, molte se le stanno tenendo per dopo Ferragosto, per addirittura settembre, e intanto noi vi diciamo che saranno delle giornate movimentate dal punto di vista meteorologico, e già lo iniziamo a intravedere questa mattina, perché appunto vediamo un cielo nuvoloso, parzialmente nuvoloso sulla nostra regione. È stata una notte piuttosto coperta, c'è stato un passaggio appunto di nuvolosità e qualche episodio instabile nell'entroterra, ma nulla di particolarmente importante e interessante. E oggi avremo comunque una giornata in cui poi vedremo ampie schiarite, vedremo anche il sole, anzi in parte lo vediamo già, e insomma sarà una giornata anche abbastanza calda, quindi con temperature che tornano sopra i 30 gradi, ma non come nei giorni scorsi, quindi le temperature sono giusto di poco sopra i 30 gradi, basta 31. E poi nel corso del pomeriggio nuova instabilità. Questa sera, ecco la nota più particolare, l'instabilità che ci sarà questa sera, questa notte, dalla tarda serata alla mattina di domani, ci sarà un vero e proprio passaggio di instabilità dovuto a una goccia fredda in quota, cioè come si suol dire, cioè questo anticiclone che c'è tuttora, siamo in un momento di alta pressione, non è più l'anticiclone così forte, così potente che vedevamo nelle scorse settimane, di origine appunto africana, cioè in grado di attirare moltissima aria dal Nord Africa. No, non è più quello, molto ovviamente è molto più simile, se non è proprio quello, ad un anticiclone delle Azzorre, che quindi lascia, è permeabile, diciamo, alla possibilità di far entrare delle correnti più fredde da nord. Queste correnti fredde innescano chiaramente dell'instabilità che avremo soprattutto in Liguria dalla serata, tarda serata di oggi alla mattina di domani. È il momento in cui potremmo avere anche delle precipitazioni a livello della costa. Sicuramente l'entroterra sarà interessato, possibili sforamenti anche lungo le riviere, a livello temporalesco, quindi di qualche fiammata, di qualche rovescio. Questo è quanto per questo weekend, cioè da oggi a domenica, perché poi domenica tutto sommato avremo una giornata invece caratterizzata da tempo migliore, ma anche domani stesso, dopo questa fiammata di instabilità, la situazione ritornerà ad essere quella estiva, quella delle ampie schiarite e del caldo, che non sarà più appunto, come abbiamo detto, opprimente ed elevatissimo, però rimane un caldo sui 30 gradi, quindi insomma caldo estivo, non parliamo sicuramente di un periodo autunnale. Poi è ancora molto incerta la previsione per Ferragosto. Quello che è sicuro è che non pioverà tutto il giorno, non ci sarà una giornata uggiosa come qualcuno aveva preannunciato, qualche uccello del malaugurio, no, assolutamente, però non è escluso nel corso della giornata del 15 di agosto il passaggio di una nuova fase instabile. Di questo poi parleremo meglio domani, io non mi prendo nessuna responsabilità del tempo di Ferragosto, quindi vi lascio la palla ai colleghi domani, alla Limet soprattutto questa sera e domani, che darà qualche idea in più per la giornata di lunedì. Noi ci fermiamo a domenica e ci fermiamo adesso a parlare di meteo, dando ancora qualche dato, cioè le temperature minime della notte, che sono scese un po' sotto quello che vedevamo nei giorni scorsi, ed iniziare dal Monte Bue, dove questa notte la temperatura è scesa a 11,3 gradi, non parliamo di temperature rigide, però insomma non siamo più ai 15 gradi che abbiamo visto qualche giorno fa. 13,1 gradi a Rocca d'Aveto, 11,1 gradi anche a Rezzoaglio Basso e 10 gradi a Cabanne di Rezzoaglio, 19,9 gradi a Casali di Borzonasca e 19,9 gradi a Belpiano, qua le temperature più o meno sono simili a quelle delle scorse notti, San Siro Foce 20,1 gradi, quindi possiamo dire che si sta abbassando la temperatura in quota, perché invece al suolo direi che siamo più o meno ai livelli delle notti scorse, 19,3 gradi a Favale di Malvaro, 18,2 gradi a Pezzonasca di Moconesi, 21,3 gradi a Pian dei Preti di Tribogna e 22,4 gradi a Villa Uneto. Non è
pervenuta la temperatura di Pontori, di Valgraveglia. Veniamo sulla costa con i 24 gradi e 3 di Santa Margherita, sul porto 22 gradi 8 a Rapallo e 23 gradi e 4 a Marina di Chiavari, quindi vedete temperature di mezzo grado più basse di quelle degli altri giorni. Poi 21 gradi e 4 al porto di Lavagna e 24 gradi e 9 sulla spiaggia della Secca di Moneglia. A Nervi 25 gradi e 7 nelle zone interne genovesi, per esempio nel quartiere di San Fruttuoso 22 gradi e 9, e poi alla Spezia zona centro 23 gradi e 1, a Savona 23 gradi e mezzo, ad Imperia 23 gradi e 1 e nell'estremo ponente a Cala dei Forti di Ventimiglia 24 gradi e 4. Detto questo, ringraziamo e salutiamo Manuel Botto che oggi cura la parte tecnica in regia, salutiamo anche Maurizio Garreffa che ci parlerà tra poco dalla redazione, già attivissimo, sta già preparando un servizio nuovo per noi, quindi siamo molto curiosi anche di vederlo, che è un servizio importante perché parla di scuola e quindi anche quello è un argomento che magari d'estate non è bellissimo, però ricordiamo che la scuola inizia tra meno di un mese, quindi insomma dobbiamo un po' prepararci, già le prime attività inizieranno entro il mese di agosto. Andiamo al santo del giorno. Oggi la Chiesa ricorda e festeggia Santa Giovanna e Francesca de Chantal, religiosa nata in Francia, a Dijon, il 23 gennaio 1572. Poi altri santi ricordati oggi: Santa Lelia e Beato Innocenzo IX Papa, Sant'Euplo, diacono e martire, San Porcario Abate, compagni monaci martiri a Lorenz, e poi ancora Beato Carlo Mean, Sant'Ilaria di Augusta, San Gratiliano, Santi Aniceto e Fozio, Beato Antonio Stiville, Beato Carlo Lesner, tutti quanti martiri, Sant'Ercolano di Brescia e poi ancora altri martiri, Beato Flavio Arghesio Gonzales, Beato Floriano Giuseppe Stempiak e poi ancora Santi Giacomo Antonio e Michele martiri cinesi, San Muriarac di Kellalà e poi Beato, perché che là sembra una canzone di Totò, poi Beato Pietro Jarrige e Beati Sebastiano e compagni martiri, Beata Vittoria Diez Isbustos de Moina, Vergine Martire. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono o che oggi festeggiano un anniversario o il loro compleanno in questo 12 di agosto che si apre con notizie abbastanza buone del fronte degli incendi in Liguria, perché abbiamo avuto questa settimana dei grossi incendi anche qua sul nostro territorio. Il più grave è sicuramente quello della piana di Albenga, dove purtroppo ci sono stati anche degli evacuati, delle case danneggiate, lo abbiamo sentito, però un rogo piuttosto importante lo abbiamo avuto anche nel nostro territorio, alle spalle del Tiguglio, in Valgraveglia, località Terisso, Monte dei Preti, come volete dire, e in questa località ci sono state fiamme che hanno interessato, che hanno impegnato soprattutto gli uomini della Protezione Civile per diversi giorni. Possiamo dire che appunto questo incendio della Val Graveglia è stato domato, tutto sommato non desta più particolari preoccupazioni, però una squadra di vigili del fuoco di Chiavari è ancora impegnata appunto sulle alture della Val Graveglia per assicurare la bonifica del terreno, perché sapete che un terreno che ha avuto un incendio così importante poi deve essere bonificato, sennò poi sotto sotto la brace continua ad ardere, quindi da un momento all'altro potrebbe esserci una ripresa delle fiamme, quindi è importante questa operazione di bonifica che viene fatta per alcuni giorni successivi al rogo. Quindi direi che siamo in una fase ormai che possiamo dire concluso questa emergenza, che comunque ha un po' coinvolto tutta la zona centrale del Tiguglio, perché per due giorni abbiamo visto elicotteri, Canadair eccetera in azione. Detto tutto questo, andiamo invece a leggere la prima pagina di Avvenire. Unioni simboliche, questo è il titolo scelto dal quotidiano della CEI per siglare un po' le unioni che si sono consumate in questi ultimi giorni nella politica italiana. Siglato l'accordo tra Azione e Italia Viva, nel contrassegno solo il nome di Calenda, quattro formazioni nella lista unitaria del centro-destra, Letta punta invece su scuola e casa. Ancora polemica sul fascismo, Meloni abbiura, ma il PD chiede di togliere addirittura la fiamma dallo stemma, che insomma la fiamma che ricorda anche il movimento sociale. E poi Rampelli, la sinistra sia opposizione costruttiva, è l'auspicio dell'esponente dei Fratelli d'Italia, che insomma vede già all'opposizione il centro-sinistra. Ma voglio dire,
attenzione, i sondaggi ci sono, lo sappiamo tutti, però c'è ancora una lunga campagna elettorale. Afghanistan, Emirato anno 1, una pace asfissiante. 12 mesi dopo la caduta della capitale, la repressione talebana è strisciante, dilaga la povertà. Finalmente a venire un quotidiano italiano che parla dell'Afghanistan, dove le donne sono vessate, dove non ci sono diritti civili, dove ci sono guerriglie continue, ma nessuno ne parla perché gran parte anche responsabilità dell'Occidente, di quella politica che insomma abbiamo visto non ha proprio dato dei grandi frutti, no? La politica delle occupazioni, delle operazioni umanitarie, vabbè. Allora, i nostri figli speciali dimenticati da tutti, le famiglie lamentano i deficit di strutture e servizi, si parla di disagio psichico, soprattutto dopo la terribile vicenda di Civitanova Marche, no? Civitanova, dove un malato mentale ha ucciso un clochard, insomma un ambulante, e sappiamo benissimo che lì è importante più che altro la prevenzione, cioè vanno presi in carico prima che possano diventare pericolosi, e lì c'erano già delle segnalazioni importanti. Ma ricordiamo anche forse il caso di Genova, dell'omicidio di Alice, insomma, lì ci sono dei problemi che non vengono presi sul serio subito. Scuola, meglio integrati gli stranieri nati in Italia, ma è alta la dispersione, il rapporto dell'istruzione. Poi c'è il ministro Garland del governo Biden che ammette che è stato lui a dare l'ok per queste operazioni di appunto perquisizioni nella casa di Donald Trump, infondati gli attacchi di Trump all'FBI, e dietro queste perquisizioni ci sarebbe la ricerca di documenti su armi nucleari, non si capisce bene su che cosa, comunque su armi nucleari. Poi vedremo se hanno dato frutto queste ricerche o era solo un espediente per insomma in qualche modo indebolire un po' un eventuale competitor alle elezioni dei mid-term, perché noi pensiamo alle presidenziali che saranno tra 2 anni e mezzo, ma pensiamo alle mid-term che invece sono a novembre, quindi tra pochi mesi. 6 milioni di giovani disoccupati in più, il rapporto di ILO. E poi c'è l'editoriale a firma invece di Mauro Magatti, un'ecologia della parola, campagna elettorale e democrazia. E ora siamo al secolo XIX, che titola Mercenario, no, io difendo la libertà. Parla Kevin Chiappalone, 19 anni, che è finito sotto inchiesta dalla procura genovese perché è andato in Ucraina, ma non a portare dei, come hanno fatto tanti dal nostro territorio, a portare dei pacchi, delle cose, eccetera, ma praticamente a arruolarsi in una specie di truppa internazionale, insomma. C'è poco chiara insomma la situazione. E lo studente di Genova, indagato dalla procura, dice: non combatto per soldi ma per un ideale, e appunto i giornali ricordano che lui è sempre da qualche anno militante di Casa Pound. E invece si parla di campagna elettorale, più patria e grandi opere, il centrodestra presente al programma per l'Italia, Toti firma il patto a 4 per i moderati, e Calenda e Renzi creano il terzo polo, Carlo leader, seggi al 50%, Letta farà la campagna su un bus elettrico, noi la prima lista, dice appunto orgogliosamente il segretario del PD. E poi ancora autostrade, proteste e ricorsi per il caos, cantieri e infrastrutture, quindi non sono terminati i problemi per i liguri che si muovono, oppure per coloro che vogliono raggiungere la Liguria. Porti avanti tutta, boom dei container dopo la pandemia. Ma soprattutto c'è questa bella notizia che campeggia sulla prima pagina: il primo oro del campionato europeo di nuoto di Roma è andato a un ligure, ma non solo, a un sestrese, quindi a un tigullino che si chiama Alberto Razzetti, che conosciamo molto bene. Ligure oro nei 400 misti, è un po' di anni che promette molto molto bene, questa volta finalmente è riuscito ad avere un risultato clamoroso, cioè essere campione d'Europa, tra l'altro primo oro olimpico italiano a questi campionati, argento per le ragazze del sincro, un'altra ligure, Asia D'Amato, trionfa nella ginnastica. E appunto oggi nelle pagine del secolo, questa di Roma, la medaglia più bella, Alberto ci ha regalato grandi emozioni, parlano naturalmente i familiari di Alberto Razzetto, papà Marco e mamma Barbara hanno assistito al Foro Italico al trionfo del loro ragazzo. Ovviamente il tifo è solo per i nostri atleti, è stato molto coinvolgente perché poi giocando in casa insomma è stata veramente una vittoria importantissima. La vasca di Roma gli fa bene, qui il primo record italiano, il sestrese tornerà a gareggiare anche a Ferrari.
Ferragosto, quindi complimenti ad Alberto Lanzetti, che è anche stato ospite spesso delle nostre trasmissioni televisive. Va bene, abbiamo anticipato un po' il tema sportivo perché ci stava, insomma è un tema che oggi viene ripreso da tutti i principali quotidiani, perché appunto è stata anche la prima medaglia d'oro, quindi è stata data un'enfasi anche particolare a questa, a questo risultato, ma ci inoltriamo anche nel weekend di Ferragosto, che avrà veramente il clou di tante manifestazioni, come dicevamo prima, il punto più alto delle vacanze estive, e naturalmente nel Tiguglio la vigilia di Ferragosto è dedicata alla torta dei fieschi, ma i giorni che precedono sono i giorni della preparazione di questo evento lavagnese, e il prologo è questa sera alle ore 21:30 a Cogorno con la Diu du Fantin e tutte le varie altre questioni che appunto riguardano questo inizio, questo prologo a Cogorno della torta dei fieschi. Medioevo nel borgo, storia, sagra e musica, tutto tuffo nel passato tra antichi mestieri, falconeria, laboratori. Alle 21:30 anche il concerto del gruppo piacentino Ensemble Enerbia, che vediamo in questa foto. E quindi tutto si svolgerà appunto sul sagrato, no? Nel borgo antico di San Salvatore dei Fieschi o San Salvatore di Cogorno, quindi è il borgo antico dove campeggia naturalmente la grande basilica dei Fieschi. La basilica dei Fieschi che può ancora essere votata per il concorso nazionale del luogo del cuore del FAI. E allora a questo dedichiamo un momento di attenzione perché vediamo il servizio realizzato. Scrigno della storia antica del territorio, la Basilica dei Fieschi attende i lavori di ristrutturazione. L'urgenza è quella di mettere in sicurezza il transetto, coinvolto da un distacco di materiale, ed eliminare le infiltrazioni d'acqua. Siamo ad un punto di avvio, di quasi avvio. Sentivo la responsabile del Ministero e della Sovrintendenza di Genova. Dovremmo essere vicini all'inizio dei lavori, che dovrebbe essere per dicembre, gennaio di quest'anno o dell'anno prossimo. La Basilica è protagonista quest'anno del contest I luoghi del cuore del FAI. Sul sito del Fondo Ambiente Italiano tutti possono votare il proprio monumento preferito. La chiesa friscana di San Salvatore è al 33° posto della classifica italiana. L'invito ad aderire sarà rilanciato domani, 12 agosto, in occasione di Medioevo nel Borgo, e anche il 13 alla sera alla Diu du Fantin. In questi due giorni ci sarà la possibilità di firmare e di votare proprio sul cartaceo, perché alle volte risulta un po' complicato votare via internet. Bisogna registrarsi sul sito, ricevere una mail e tutto. Sul cartaceo è molto più semplice, ci sono persone che hanno dato la disponibilità, e le ringrazio, a fare questo servizio. C'è tempo per firmare o per votare online sino al 15 dicembre. Dal 2003 ad oggi sono stati sostenuti 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni, e in molti casi è stata sufficiente la raccolta voti per innescare circoli virtuosi che hanno cambiato le sorti di un territorio. La Basilica dei Fieschi forse non riuscirà a scalare la classifica, ma anche la visibilità che sta ottenendo è un primo importante risultato. La Basilica dei Fieschi è un grande dono, è un luogo nel quale si può sperimentare qualcosa di molto raro al giorno d'oggi, che è il silenzio. Bellissime immagini che ci sono arrivate da San Salvatore dei Fieschi e San Salvatore di Cogorno, che questa sera si anima con appunto la Diu du Fantin, il prologo della torta dei fieschi, e poi c'è questa vicenda appunto importantissima del luogo del cuore del FAI, quindi la possibilità di ristrutturare questo monumento fantastico, questo luogo, anche questo tempio importante. Allora parliamo di un'altra medaglia. Abbiamo parlato della medaglia d'oro ad Alberto Lanzetti nel nuoto, parliamo di una medaglia di bronzo che invece è arrivata a Lavagna ad un signore che ha 86 anni e che è un grande modellista, cioè quelli chiamano il modellismo navale. Guardate che belle imbarcazioni che confeziona il signor Pino, Lino Lagorio. Nuovo successo per lui, è un decano del settore, passione, studio e pazienza sono i suoi segreti. È un doppio bronzo nel modellismo ad un campionato appunto nazionale di specialità classe C1, e è andato fino a Ferrara a presentare i suoi modelli, ha avuto due medaglie di bronzo. Complimenti quindi a Lino Lagorio, e complimenti anche a Giorgina Arata, che festeggia i suoi 100 anni. L'ha festeggiati a Orero, classe 1922, ancora pronta a recitare a memoria poesie e filastrocche. Sabato ha festeggiato il suo compleanno con amici e parenti, per lei gli auguri anche del presidente della regione Giovanni Toti. E poi due notizie in breve sempre dal secolo XIX.
bambino di 8 anni ferito ad una gamba a Borzonasca, ospite della colonia di Montemoggio, il piccolo è caduto in un fossato, la richiesta di aiuto è giunta alle 14.48, mobilitati Croce Bianca e Mezzanico e Vigili del Fuoco, il bambino appunto è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Lavagna in codice giallo, quindi non è assolutamente grave, però un piccolo incidente per lui. Poi motociclista ferite a Sesti Levante e a Chiavari, donne in modo lieve ieri pomeriggio sono state ferite in due diversi incidenti, uno avvenuto a Sesti Levante in piazza Sant'Antonio, l'altro in Corso di Michel a Chiavari. Andiamo ancora avanti, sempre dal secolo XIX, una iniziativa interessante, Abbiate Grasso Santa Margherita Ligure a piedi per 8 tappe in un totale di 210 km. Ormai camminare a piedi è uno sport nazionale molto molto condiviso, imprese di Camillo Ciprandi, tecnico informatico, e del cognato Marco Sesia, analista finanziario. Abbiamo incontrato Cavalli Selvaggi e Caprioli camminando anche per 10 ore al giorno e bravi appunto questi che hanno raggiunto poi Santa Margherita, quindi hanno scelto anche una meta meravigliosa. Autostrada chiusa tra Recco e Genova, ci sono tante tante polemiche sulla chiusura notturna di questo tratto autostradale, avevamo dato la notizia proprio 2 giorni fa e la chiusura ha comportato caos, perché non siamo d'inverno quando alle 22 di sera non circola più nessuno, e poi invadere una città che già ha i suoi problemi di traffico, di posteggi come Recco, non è certamente fantastico, soprattutto in serate in cui ci sono anche tanti appuntamenti come il concerto di Privitera, di Angelo Privitera sulla spiaggia e il Trallallero a Camogli, quindi molta gente si muove per andare a vedere questi concerti, questi eventi, poi non trova nemmeno la possibilità di entrare in autostrada, e non solo, tutto il traffico autostradale si riversa sulla viabilità diciamo così normale, ordinaria. Nuovo servizio alla Fara di Chiavari, apre il Massage Corner Baia del Silenzio, un angolo per il relax degli ospiti dell'hotel e degli esterni. Il direttore Vago dice: pronti con i corsi di yoga a bordo piscina e poi la spa. Quindi chiaramente la Colonia Fara è un albergo di lusso e fa anche queste iniziative importanti. Poi c'è un comandante che lascia il locamare di Sesti Levante, di Chiavari, non di Sesti Levante, si chiama Eddie Giudice, il comandante Giudice è trasferito a Tropea dal 3 settembre, avvicendamento al locamare di Chiavari. E poi ancora raccolte e rifiuti, le modifiche di Aprica per il 15 di agosto, il gestore dello smaltimento spazzatura in occasione di Ferragosto apporta variazioni di servizio Chiavari, La Palla e Lavagna, praticamente diciamo che la raccolta porta a porta è comunque garantita, non sono garantiti invece altri servizi che vengono appunto normalmente dati il lunedì. Spazzamento sospeso dal 13 al 21 agosto invece a Chiavari, lo spazzamento delle strade per tutta l'intera settimana proprio a partire da questa sera. Ma parliamo di scuola, perché insomma manca veramente meno di un mese all'inizio dell'attività scolastica, e comunque sappiamo che poi i docenti e il personale della scuola deve già mettersi in moto a fine agosto, e ci sono delle importanti novità che adesso ci dà dalla redazione Maurizio Garreffa. Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno Marco, un saluto a tutti. Sì, parliamo di fondi che sono in arrivo e sono tanti su diversi settori relativi alla scuola e sui tanti istituti del nostro territorio, fondi che vengono stanziati dal Ministero dell'Istruzione verso la Liguria attraverso il PNRR sono almeno 3 tranche di finanziamenti, e uno, l'ultimo, riguarda la scuola dell'infanzia. In particolar modo sono state pubblicate infatti le graduatorie. In tutta Italia vengono stanziati 267 milioni di euro per ambienti didattici innovativi, parliamo di scuola dell'infanzia. Ogni scuola riceverà un massimo di 75.000 euro, come detto c'è anche la Liguria nel riparto, lo stavamo guardando poco fa, ci sono gli istituti comprensivi, parliamo di primo ciclo dunque, i comprensivi di Lavagna, il Chiavari 2, Valli e Carasco, Santa Margherita Ligure, Sesti Levante, Cogorno, Cicagna, il comprensivo di Rapallo, il Rapallo Zoagli. Resta per il momento fuori da questa graduatoria il primo ciclo del comprensivo di Casarza Ligure, il cui progetto viene segnalato come valutato, quindi probabilmente è in coda
e vedremo poi appunto in futuro se sarà inserito in questa lista. C'è poi un secondo tranche di finanziamenti dal PNRR, parliamo in questo caso di 37 milioni di euro che arriveranno in Liguria, divisi su due tranche, e riguarda la ristrutturazione delle classi per farle diventare più innovative, in questo senso il riparto della spesa di oltre 27 milioni di euro, e invece la ristrutturazione dei laboratori per circa 10 milioni di euro, quindi spazi in particolar modo pensati nel futuro per le professioni digitali del futuro. Anche in questo caso il riparto per le scuole del territorio presenta quasi tutti i comprensivi del nostro territorio che appunto vengono premiati, così come accade con il terzo finanziamento, che in tutta Italia parla di 1,5 miliardi ed è il piano contro la dispersione scolastica, in particolar modo pensato per le fasce tra i 12 e i 18 anni. Sono stati stanziati i primi 500 milioni che serviranno a finanziare oltre 3.000 progetti in tutta Italia, e anche in questo caso ci sono diverse scuole del territorio, si va da Carasco, il comprensivo Valli e Carasco appunto, il Caboto, il Luzzati, Memoria dei Morti della Patria a Chiavari, abbiamo ancora il Liceti a Rapallo e il Natta De Ambrosis di Sesti Levante. Ne parleremo però in maniera più dettagliata anche in un servizio nel corso del telegiornale di quest'oggi, quindi la linea può tornare a te ora, Marco. Grazie Maurizio, buona giornata anche a te, buon lavoro. Naturalmente adesso Maurizio si metterà al lavoro per preparare la prossima edizione del TG Tiguglio Oggi delle 12.45 e noi andiamo avanti parlando dalle scuole, passiamo alle crociere. Insomma, andiamo in crociera magari a Portofino, partendo qua da Chiavari, insomma, una crociera molto lunga. No, ma a parte gli scherzi, arrivano veramente tante navi da crociera nel nostro territorio, nel nostro golfo, in particolare nel Tiguglio occidentale, in particolare a Portofino, perché poi ha un nome Portofino che è veramente una garanzia, no, di successo e di attrazione da parte del turismo internazionale. Però anche Santa Margherita non scherza, quindi Portofino e Santa Margherita Ligure vanno a gonfie vele per le crociere, quindi non sono crociere a vela, ma è un modo chiaramente marinaro per dire che tutto va per il meglio. Oltre 40.000 turisti sono già sbarcati e le proiezioni per fine anno indicano che sarà superata quota 60.000. Sono 98 le navi prenotate nel borgo, cioè a Portofino, da maggio a ottobre. Una stagione davvero da incorniciare, come dicevo anche prima, per tutto il turismo ligure, ma in particolare per il turismo crocierista, che tra l'altro aveva avuto una grave batosta dalla pandemia, perché insomma ricordiamo anche tutti gli episodi accaduti a bordo. 16 le navi prenotate al fondo di Santa Margherita Ligure da maggio a ottobre per un totale di 11.129 passeggeri, e importante ricaduta per il territorio. La spesa media di ogni passeggero si valuta in 50 euro, poi c'è quello che spenderà 200, c'è quello che non spenderà nulla, però comunque 50 euro a testa, diciamo, ognuno che scende dalla nave, magari, insomma, speriamo che veramente sia così. E poi la ricarica per barche elettriche, la novità dell'estate a Portofino, presentata a fine luglio, la colonnina è una delle prime strutture di questo tipo in Italia, perché chiaramente si parla anche di elettrificare il comparto navale. Andiamo invece sul lungomare chiuso a Sesti Levante nelle serate di venerdì e di sabato. Come al solito, quando ci sono queste iniziative c'è molta gente contenta, ma qualcuno invece che è contrario. Il titolare di un locale infatti è contrario all'interdizione totale di sera, i colleghi però scrivono al comune: fermiamo il traffico. Quindi diciamo ci sono opinioni anche diverse su questa iniziativa dell'amministrazione comunale sestrese. Poi a proposito di Sesti Levante c'è una polemica anche di fronte alla stazione, ci sono i tassisti in rivolta perché i pullman delle ferrovie ci ostacola. C'è un pullman navetta che viene messo in sostituzione a molti convogli che sono stati praticamente cancellati per i lavori alle gallerie di Recco, e questi pullman danno fastidio al lavoro dei tassisti. L'assessore Bixio dice: servizio per i pendolari legati al cantiere nella galleria di Recco, come dire, noi ci possiamo fare ben poco. Recco va incontro a chi è in difficoltà, riduzione delle tariffe Tari per le famiglie e imprese colpite dalla pandemia. E poi ancora sul secolo XIX di oggi,
troviamo altre notizie legate ai parchi. Beh, quanti sono i parchi per i bambini, i parchi insomma di varie appunto dimensioni. Per esempio c'è l'enorme Parco Mandela di Sesto Levante, c'è il piccolo Parco del Flauto Magico a Santa Margherita. Parchi, giardini, aree giochi, la Riviera aumenta l'offerta, Sestri investe sul Mandela e migliora il grande scivolo, percorso vita a Casalza, Chiavari mappa tutte le strutture per intervenire sulle manutenzioni. Al De Martino di Rapallo, campo da street basket, Santa ha rifatto il look al Flauto Magico di Viale Reinusso. E poi a Santo Stefano si va in sella ad un asinello o in stalla per i bambini, un'attività che diverte moltissimo ma che istruisce anche al lavoro con gli animali, al lavoro dei campi, insomma è importante. Anche le fiabe nel bosco tra le proposte dell'estate valligiana, la mungitura delle mucche e il laboratorio del formaggio ad Allegrezze. Allora, sono tantissimi gli appuntamenti per questo fine settimana e già per questa giornata di venerdì, li riassumiamo come al solito nella nostra agenda. Gli appuntamenti di venerdì 12 agosto. Dalle 16 nel Borgo dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno c'è Medioevo nel Borgo, arti, mestieri, mostre, concerti e molto altro in attesa della torta dei Fieschi. A Santa Margherita Ligure, nella chiesa di San Lorenzo della Costa, visita guidata al trittico fiammingo di Sant'Andrea con interventi musicali all'organo del maestro Rodolfo Bellati, inizio alle 17.45. Seconda serata della festa di Santa Maria Assunta nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo. Dalle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21 musica con l'orchestra di Rossella Casale. Serata musicale al liquorificio Fabrizi di Rezzo Aglio, alle 19.30 suonano Emanuele e Alice Duo. Voce in giardino alla Società Economica di Chiavari, alle 21 Sergio Gabrovec con Enrico Grovegno parlano di La grande storia nei registri parrocchiali. Secondo appuntamento di Chiavari in Jazz, alle 21 in piazza Nostra Signora dell'Orto suonano William Lenihan e Mark Copland. All'Auditorium Ospitalia del Mare di Levanto concerto della cantante ligure Mila Ogliastro, accompagnata da Andrea Pozza, Nicola Bruno e Giorgio Griffa. Inizio alle 21. Al Teatro Conchiglia di Sesto Levante va in scena Abba Dreams, concerto tributo agli Abba. Inizio alle ore 21. Al Parco Mandela di Sesto Levante proseguono le osservazioni al telescopio del venerdì, organizzate dall'Associazione Culturale del Sestante. In particolare, in questa serata ci si concentrerà su Saturno e le stelle cadenti Perseidi. Inizio alle 21. Nella piazza del comune di Moconesi c'è la conferenza Sono il nonno di Cristoforo, dedicata agli avi dell'esploratore Colombo. Inizio alle 21. A Santo Stefano d'Aveto c'è il coro delle piazze del coro La Contrada con le fisarmoniche del coro polifonico. Partenza alle 21 e arriva al Bar Marré. A Sesto Levante, secondo concerto del Festival Estivo di Musica da Camera nella Sala Agave del Convento dell'Annunziata. Alle 21.15 suonano la mezzosoprano Ida Maria Turri e il pianista Stefano Romani. Il mare in piazza Zoagli, alle 21.30 in piazza 27 dicembre è possibile vivere la vita notturna del mare con un live streaming dei fondali marini della Baia di Zoagli. Nuovo appuntamento della rassegna Sotto il Campanile alla chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo. Francesco Vignarca e Giorgio Beretta tengono la conferenza Il flagello delle guerre e le vie della pace, inizio alle 21.30. Prosegue il Festival Internazionale di Valle Cristi a Rapallo, alle 21.30 al concerto L'Histoire du Soldat con il trio Bogdanovic al violino, Serangeli al clarinetto e Manca al pianoforte. Infine, in piazza 26 Aprile a Bogliasco, Alessandro Bianchi porta in scena The Speech. Inizio alle 21.30, ingresso gratuito. Terminiamo la nostra rassegna stampa con una gita, andiamo in gita sulle alture del Tiguglio occidentale, ma le mezze alture, non andiamo troppo in alto quest'oggi, con il tracciato dell'Imperatore e Strada dei Fiamminghi, San Michele di Pagana come partenza e arrivo, quindi si parte da San Michele, si arriva a San Nicola e poi al Ponte Annibale all'inizio di Rapallo, una camminata che si può fare anche da San Lorenzo della Costa, 1 chilometro la lunghezza del sentiero.
vero, però siamo sempre con veramente dei dislivelli molto molto minimi, 50 metri, 30 minuti di percorrenza, questo lo posso fare anch'io, un testimonial d'eccezione, appunto è Marco Fenelli, che è anche consigliere comunale di Raballo, strada di Fiamminghi, appunto Marco Fenelli, il primo ci conduce sulle tracce di Massimiliano, l'altro al Cristo di Vandica, appunto a San Michele di Pagana, quindi una gita veramente molto molto facile per tutti. Adesso invece vi diciamo la situazione meteorologica, siamo molto brevi, non andiamo troppo oltre. Allora, la giornata di oggi in realtà iniziata un po' con nuvolosità procederà piuttosto bene, certo ci saranno tante nuvole in più rispetto ai giorni scorsi, però comunque in un clima sempre di tempo piuttosto stabile, solita intemperanza nel tempo durante le ore più calde nelle zone interne, non ci dovrebbero essere particolari sforamenti da queste parti, qualche sforamento sulla costa sull'estremo ponente ligure, comunque i temporali interesseranno soprattutto le Alpi Liguri e anche l'Appennino Avetano e gli entroterra del centro e del Medio Levante. Per quanto riguarda questa giornata, quindi dovrebbe essere detto tutto questo. Invece non è così, perché tra la tarda serata e la notte arriva un flusso ancora più freddo in quota che comporta maggiore instabilità, quindi la possibilità durante la serata ma soprattutto la prossima notte è di temporali che si avranno soprattutto nelle zone dell'entroterra, ma non sono assolutamente da escludere, anzi sono abbastanza probabili degli sforamenti sulla costa, quindi potrebbe piovere tra la tarda serata di oggi e la notte successiva. Però domani mattina la situazione sarà di cielo nuvoloso o al più poco nuvoloso e nel corso già della mattinata si avrà un miglioramento rapido che porterà ad un sabato piuttosto bello, soleggiato, caldo, senza particolari diciamo così impennate delle temperature, però insomma si starà bene, sarà un bel sabato estivo. Per quanto riguarda poi domenica avremo la giornata migliore, quella che non sarà assolutamente interessata da nessun tipo di precipitazioni e da pochissimi passaggi nuvolosi. Quindi tutto sommato un weekend abbastanza buono, a parte questa diciamo così instabilità che si attiverà soprattutto nella tarda serata e fino alla notte, medianotte di domani. Ma per quanto riguarda i venti, saranno deboli e moderati da nord-est e da sud-est altrove, poi rinforzi, domani sostenuti dai quadranti settentrionali, poi il regime di brezza ed infine domenica debole o moderata meridionale, con mare che comunque rimarrà sempre poco mosso o tutto al più mosso al largo. E per quanto riguarda le temperature, avremo temperature sempre intorno ai 30 gradi le massime, ma non saranno più appunto particolarmente infuocate come nei giorni scorsi. Poi per la giornata del Ferragosto, del 15 di agosto, cioè di lunedì, vi rimandiamo agli aggiornamenti meteo di questa sera e di domani, quindi io non dico nulla, anche perché direi delle fesserie, quindi è meglio che mi sto zitto e che lascio invece il posto agli altri programmi delle reti. E naturalmente ringrazio per queste due edizioni del TG Rassegna Stampa il nostro Manuel Botto in regia e Maurizio Garrefa in redazione. Prossimo aggiornamento alle 12.45, noi non ci vediamo lunedì, martedì non lo sappiamo perché in realtà martedì non ci sono i giornali in edicola, quindi vedremo se e cosa ci riusciremo ad inventare. Quindi sicuramente con la rassegna stampa come la conosciamo si rivede mercoledì 17 di agosto. Da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti.